Eccoci ancora insieme con il direttore dell'urologia dell'ospedale di Chioggia, Giuseppe Tucitto, che ci è venuto a trovare per raccontarci di una formula interessante che sta seguendo la sua struttura, con l'aiuto ovviamente dell'intera struttura ospedaliera, per cambiare un po' la prospettiva di visione del paziente. Molti specialisti che ruotano intorno a un paziente cercano di fargli risparmiare tempo, denaro, interventi in sala operatoria, insomma un aspetto molto importante anche nella gestione delle strutture ospedaliere. Abbiamo parlato con il dottor Tucitto di un aspetto che è legato più che altro alla prevenzione nelle donne, quindi l'ambulatorio di ginecologia insieme a quello di urologia, delle persone con difficoltà o problemi magari specifici neurologici, ma c'è anche un'altra categoria di persone a cui è stato destinato un ambulatorio andrologico-sessuologico. Ci sono molte particolarità anche nella creazione di una struttura come questa, perché parliamo di un settore già di per sé delicato, difficile da affrontare magari per la popolazione maschile, e quindi avete dovuto anche voi da avere un approccio un po' particolare. Il paziente sostanzialmente andrologico è un paziente un po' particolare, cioè un paziente che ha a volte qualche difficoltà ad andare dallo specialista perché è un problema che in qualche maniera mette a nudo una sua debolezza, una sua criticità, e questo non con tanta naturalezza si reca dallo specialista. Anche allora, se dobbiamo dire che invece in tanti casi ci sono delle soluzioni a portata. Infatti. E questo è la discrepanza, cioè a fronte di questa ritrosia c'è il fatto che oggi la medicina offre delle possibilità terapeutiche che è un peccato non utilizzare. Per cui noi abbiamo pensato appunto di conglobare due figure professionali, che sono quella dell'urologo e dello psicologo, e siamo riusciti a ricavare questa figura all'interno del nostro ospedale. E ricavare uno spazio anche architettonico e tra virgolette ambientale relativamente tranquillo, quindi noi facciamo l'ambulatorio di pomeriggio quando non c'è la ressa nei nostri ambulatori, quando tutto avviene in maniera un po' più soft, quando il paziente può recarsi più serenamente in ambulatorio senza quella paura che molti di questi uomini hanno di essere visti, di essere riconosciuti, di essere guardati e via discorrendo. Insomma, o cambiamo nome all'ambulatorio appunto, cerchiamo un approccio diverso. Voi avete scelto una strada sicuramente molto positiva, non solo per questo fatto di collocazione oraria, in una questione di discrezione senz'altro, ma anche proprio per la collaborazione dei due specialisti di andrologia e sessuologia. Questo cosa porta in più, diciamo? Porta sostanzialmente il valore aggiunto di questo ambulatorio non è tanto da un punto di vista così terapeutico, chirurgico, perché questi sono pazienti che il più delle volte non hanno bisogno di un approccio chirurgico, o se ce l'hanno, se hanno bisogno di un approccio chirurgico, sono casi molto molto selezionati. Però porta al fatto che il paziente, dopo un primo approccio da parte dell'urologo, viene selezionato, tra virgolette, viene ritenuto un paziente che ha una patologia su base organica, e un paziente, e questa la seconda fascia, diciamo, è la maggioranza, un paziente che ha una patologia su base psicologica. Quindi su che coinvolge la sfera emotiva. In questo secondo caso l'urologo certamente non è lo specialista adatto ad affrontare questo problema, per cui il paziente viene avviato allo psicologo dell'ospedale, il quale inizia tutto un percorso di studio, di valutazione, di trattamento, nel quale naturalmente lui è la figura più adeguata, insomma. Certo, però lei ha detto che c'è anche una chiave appunto di accesso a un settore che ha bisogno di una grande prevenzione e che invece trova una certa resistenza da parte della popolazione maschile. Certe volte si rischia di accettare più facilmente di avere un problema andrologico, e quindi vuol dire magari avere un problema legato anche a un bisogno di entrare in una sala operatoria, che non magari un problema più semplice da risolvere magari chiacchierando. Con uno specialista. Certo, questa è anche una chiave di accesso. Sicuro. È importante a questo ambito maschile. Sì, è un ambito un po' appunto particolare, cioè tante volte il paziente non ha bisogno del farmaco, cioè per cui ha bisogno semplicemente di sentirsi tranquillizzato, rassicurato che il suo problema tutto sommato non è un problema così grave, e non è un problema tante volte, cioè è un problema che si è creato lui. Per cui il colloquio, il dialogo con una persona esperta che è in grado di entrare, diciamo, nei meccanismi che hanno portato poi al fenomeno, diciamo, che può essere il deficit erettile oppure l'eiaculazione precoce, a secondo, diciamo, degli ambiti, tutto sommato giova tantissimo.
tantissimo senza dover ricorrere necessariamente al farmaco o senza ricorrere a, addirittura ad interventi, ma ripeto, questi sono casi molto molto selezionati. Ecco, al di là del fatto che non si capisce come sia possibile per la popolazione maschile avere un rapporto così difficile con dei medici specialisti, per le donne tutto è più semplice, diciamo, noi siamo abituate alle nostre visite annuali regolari, quasi tutte le donne lo fanno, insomma, e in questo ambito vedo che non è citato uno dei problemi più diffusi nella popolazione, soprattutto anziana, che è il problema della prostata, no? Certo. Anche in questo campo la prevenzione è importante perché a una certa età è, diciamo, una cosa che bisognerebbe mettere obbligatoriamente in scadenza. Assolutamente sì, cioè una delle cose che ormai per fortuna, grazie anche all'impegno delle società scientifiche, a tutte le procedure che sono state messe in atto per creare proprio questa sensibilità verso questo problema, ormai è diventato un fatto scontato che un uomo dopo una certa età, di solito dopo i 50 anni, si rivolge all'urologo per una valutazione delle problematiche legate a questo organo così importante. Almeno da questo punto di vista è diventata una consuetudine più semplice. Per fortuna sì. Direi che in questo campo noi uomini siamo arrivati un po' dopo le donne, abbiamo imparato di fatto dalle donne che hanno iniziato molto prima la prevenzione col tumore della cervice uterina. Certo, eccetera. Assolutamente, esistono proprio degli screening in Veneto, senz'altro, anche in altre regioni italiane. Diciamo che il mito che si trattava di una patologia, comunque anche in caso oncologico, che procede lentamente, non ha aiutato in questo senso a prendere magari consapevolezza fin da subito che si tratta invece di una cosa da prendere molto seriamente. Seriamente, assolutamente. Senta, abbiamo ancora qualche minuto per parlare anche delle novità nelle attrezzature della vostra struttura, perché questo non è secondo, insomma, come aspetto per quanto riguarda il servizio all'utenza. Sì, dunque l'ospedale di Chioggia, in particolare adesso l'urologia, per quello che mi compete, è stato dotato di attrezzature altamente sofisticate che sono veramente le ultime novità che ci sono nel settore. Questa acquisizione è recentissima. Per cui devo dire che molte manovre chirurgiche o endourologiche oggi all'ospedale di Chioggia vengono fatte con delle attrezzature veramente di primo livello. Abbiamo acquisito una colonna laparoscopica che ci permette di fare la laparoscopia, che sono quelle tecniche chirurgiche che permettono di estrarre per esempio il rene nel caso di tumori renali facendo semplicemente tre buchetti sull'addome. E questo per fortuna adesso possiamo farlo con molta serenità e tranquillità all'ospedale di Chioggia perché abbiamo delle dotazioni tecnologiche di altissimo livello. Beh, insomma, vuol dire che se vi siete comportati avete evidentemente ci siamo meritati. incrociato anche il favore della direzione e comunque della programmazione regionale, che sappiamo poi alla fine passa tutto un pochino anche da lì. Senta, lei ha portato tante novità nel giro di pochi mesi, ha ancora qualche altra ambizione da aggiungere a quelle che finora... Ambizioni ce ne sono tante, perché nel nostro lavoro per fortuna dobbiamo comunque sempre partire dal presupposto che c'è sempre qualcosa di nuovo da realizzare e dobbiamo avere sempre l'idea di migliorare il nostro lavoro per offrire un servizio sempre più di qualità nei confronti dell'utente. E, sicuramente qualcosa mi sembra che si possa fare ancora da un punto di vista organizzativo, perché alla fine noi dobbiamo offrire un servizio all'utente che sia il più possibile un servizio di alta qualità, quindi dobbiamo sforzarci noi a realizzare un sistema organizzativo all'interno dell'ospedale, all'interno della mia struttura, che possa offrire il massimo all'utente, cioè che possa offrire una qualità di servizio eccellente. E questo passa dall'organizzazione, che secondo me in un ospedale oggi è una cosa fondamentale. Ma io mi auguro che veniate anche presto copiati da altre strutture, non è detto che non stia già succedendo, chi lo sa. Ringrazio veramente il dottor Tucito di essere stato con noi e di averci portato tutte queste novità anche in un ambito così specifico, appunto, della medicina. Ci vediamo alla prossima novità, allora. Grazie. Grazie, buona giornata. E noi continuiamo tra pochissimo parlando del premio Comisso, un premio letterario che ha messo in luce degli artisti che parlano anche del nostro territorio, ma non vi dico altro perché ne parliamo proprio tra due minuti.